Eccoci qua, siamo di nuovo in studio. Abbiamo una telefonata perché Don Beniamino Di Martino, sacerdote e direttore di Storia Libera, sarà uno dei relatori al convegno organizzato appunto dal Movimento Libertario a Fogliano Re di Puglia alle 10:30 di sabato 3 novembre. Buonasera Di Martino. Buonasera, grazie per l'invito. Grazie a lei per la disponibilità. Senta, Stato onnipotente è catastrofe della civiltà. Allora, tutte le guerre sono catastrofi per la civiltà, sostanzialmente. Questa in particolare perché comincia nel 14 e finisce nel 45 e credo sia una cosa abbastanza grossa. Ma la Prima Guerra Mondiale perché è una catastrofe per la civiltà? Beh, lo è perché dà alla guerra un carattere particolare che la guerra tradizionale non aveva. Quindi sotto questo aspetto è una catastrofe all'ennesima potenza, perché se ogni guerra è sempre... riesce a sentirmi, vero? Io ho difficoltà con la connessione. Vabbè, vada avanti, vada avanti. Perfetto. Ogni guerra sicuramente è un disastro per l'uomo. Però al tempo stesso bisogna considerare che alcune guerre finiscono con l'essere difensive. Nel caso specifico invece non abbiamo avuto una guerra difensiva, ma una guerra puramente distruttiva. E se ogni guerra finisce con l'essere un disastro per la civiltà, quella mondiale lo fu all'ennesima potenza perché ebbe rispetto alla guerra tradizionale del passato un carattere di totalità. Quel carattere di totalità, la guerra totale di cui si parla spesso quando si parla della grande guerra, è data dal fatto che la guerra fu una modalità con cui lo Stato moderno, doveva imporsi sullo scenario. La grande guerra è stata una guerra che ha reso lo Stato moderno, particolarmente pervasivo. E in questo senso quindi ha distrutto le dinamiche naturali della società imponendo una sorta di anticamera al totalitarismo che di lì a poco avrebbe fatto la sua trova generale con le premesse della Seconda Guerra Mondiale e poi successivamente con le conseguenze della rivoluzione bolscevica che non a caso nasce esattamente nel sottobosco della Prima Guerra Mondiale. Ho capito, senta, un'altra cosa, io divago un po' perché appunto una telefonata è qualcosa di molto random, insomma. La questione della pace, no? Si dice la guerra è una cosa, uso un termine molto molto banale, brutta, la pace invece è qualcosa a cui aspirare sempre. Non le sembra banale come riflessione, poi alla fine del giro, perché tutti siamo orientati alla pace, però poi di fatto la realtà è ben diversa. Sì, difatti, perché al nazionalismo guerrafondaio la pace stucchevole non rappresenta il suo contrario, ma semplicemente un aspetto a sé interno. Il pacifismo di cui ci nutriamo in realtà non è null'altro, il pacifismo, quello contemporaneo, non è nient'altro se non una sorta di internazionalismo che è più in linea con il nazionalismo che è stato il fertilizzante della Prima Guerra Mondiale che non il suo contrario. Senta, come mai ha accettato di venire qui nel profondo nord-est, nel confine orientale, nel confine più mobile d'Europa, per parlare di queste cose? Cos'è che l'ha spinta? Beh, intanto la necessità di parlare delle cause della Prima Guerra Mondiale e degli effetti che la guerra ha prodotto. La guerra è stata qualcosa di devastante perché ha rafforzato il potere dello Stato sull'individuo, ha generato una situazione che era già strisciante, ma l'ha enormemente corroborata, l'ha enormemente rafforzata, ha determinato una realtà a cui i popoli non erano ancora abituati. Per fare tutto questo era necessario una sorta di lavacro generale. Si tratta però non di una guerra, di popoli,
ma di una guerra sui popoli, una guerra quindi creata ad arte. Basta considerare anche quanti siano stati poi i protagonisti anche della discesa in campo dell'Italia, e praticamente soltanto Vittorio Emanuele, il presidente Sonnino e il ministro degli esteri Salandra. E tutt'altro che epopea di popolo, è stata invece una guerra di vertice, utile sì a trasformare piuttosto il popolo in un'amalgama che, da cui purtroppo è nata la centralizzazione moderna, che è tipica dello Stato italiano al pari delle altre compagini statali europee. Va bene. Senta, ci si vede allora sabato prossimo a Fogliano Re di Puglia per questo convegno. Tutta un'altra storia, credo di sì. Niente, la ringraziamo per la disponibilità e a presto. Grazie, grazie Di Martino. Allora, a questo punto avevo introdotto il discorso del pacifismo. Perché? Perché nelle more, mentre si stava preparando questa cosa, è uscita una cosa abbastanza clamorosa. Il Ministero della Difesa ha fatto uno spot per celebrare il 4, poi arriviamo a Cersivento, per celebrare il 4 novembre. E pare che fosse uno spot troppo militare, perché parlava dei militari, ed è stato, come dire, forse censurato, forse riaggiustato, eccetera, eccetera. Ce lo vediamo, perché è qualcosa di, come dire, di singolare, anzi, segnala molto precisamente un clima, qualcosa che dice, vabbè, bisogna essere pacifisti a ogni costo, anche se parliamo di militari. Vediamo questo spot, e questo spot il Ministero forse l'ha ritenuto un po' troppo militare. Io sono stato quello che gli altri non volevano essere. Io sono andato dove gli altri non volevano andare. Io ho portato a termine quello che gli altri non volevano fare. Ho visto il volto del terrore. Ho sentito il freddo morso della paura. Ho gioito per un tenero abbraccio d'amore. Ho pianto, ho sofferto e ho sperato. Ho vissuto quei momenti che gli altri dicono che sia meglio dimenticare. Ma quando giungerà la mia ora, agli altri potrò dire che sono orgoglioso per tutto quello che sono stato, un soldato. Ecco, come si dice, troppo combat, troppo politicamente scorretto, ma neanche scorretto, perché poi c'è stato chi ha scritto che secondo quelli che hanno censurato, comunque bloccato, comunque rivisto la cosa, l'esercito italiano dovrebbe essere una protezione civile rafforzata. C'è stato un altro incidente più o meno diplomatico che riguardava un manifesto in cui l'esercito italiano era rappresentato da soldati che aiutano anziani, che aiutano vecchi, bambini, immigrati, eccetera, eccetera. Poi come l'8 per mille per la Chiesa. Comunque l'altro giorno alla Camera dei Deputati c'è stata un'interrogazione parlamentare proprio su questo, immagino, di una forza politica. Ecco, insomma, comunque il politicamente corretto mi pare che la stia facendo da padrone, e sarebbe interessante anche discutere di queste cose, ma non abbiamo troppo tempo. Tolazzi, Cercivento, Portare si chiamava, sì. Portare, insomma, via Cadorna? Sì, era via Cadorna 17. Via Cadorna 17, non 1917, ma 17. Beh, era il numero della via. Il numero della via, ovviamente. Insomma, un gran lavoro di ricerca e di riscrittura di queste cose. Ci focalizziamo un attimo su Cercivento. Sì. Che è la storia di quattro militari, per i quali c'è una mobilitazione ancora in atto, se non vado errato, che devono vedersi restituito l'onore, perché sostanzialmente hanno detto là noi non ci andiamo perché ci fanno fuori, ma non fanno fuori solo noi, fanno fuori altre decine di nostri commilitoni, ed è stato, come dire, diserzione, è stato catalogata come diserzione. E torniamo al discorso iniziale di uomini contro, con l'ottusità di certi generali e l'ottusità di certi ordini. Come è nata questa cosa? Anzi, vediamo un pezzettino, poi ci spieghi com'è nata.
E chi viene prima? Dio o il re? Ma Pre Luigi non credeva che volevano fucilarci. Lui ha pensato che il processo se lo facevano in chiesa. Angelo, è vero, in chiesa! Credetelo! Fai osato! Ti ha sentito cosa ne ha detto stamattina al sergente Brunetti? Se convoca un tribunale straordinario, io per forza di condannare a morte. Se circolari di Cadorna, mica del mio cugino! Ma tutto il processo l'ho interrogato tutti! Ma sì! Mi ne ha interrogato per via della responsabilità, poteva mica fucilarne 80! E allora sono anni di galera! Specie a noi del secondo. E i quattro più cattivi al muro! Dai, io non c'entravo niente! Nessuno c'entrava niente! Ma che serviva quattro nomi, se non se più una rivolta? Quattro... Caputana! Cosa hai detto stamattina? Quattro agenti principali! Ragazzi, non così! È una rivolta! Che rivolta, monsignore? Allora, aspetta, per Luigi sarà anche una rivolta, ma se noi gli obbedivamo si andava a morire da stupidi tutti. E quelli del secondo, lui li portava lo stesso davanti al tribunale. E ascoltai! Eravamo convinti che se ce ne stava tutti 80 la si tirava fuori in qualche maniera, no? No! No! No, Basilio, no! Non è questione di un, di quattro, di 80. Se questione che noi non si avevamo rifiutato del tutto di andare a quell'attacco, che avevamo solo detto che si poteva far meglio in un'altra maniera! Sì, ma si vede che lui era proprio convinto! Ma convinto cosa? Caso! Solo che avevamo visto tre volte in Tunano quel bastardo in trincea! Se era sempre imboscato sotto, se non capisce un cazzo di montagne quelle, e c'era Napoletano! E allora? Fidate di quei che ce ne qua! No, no, mi sono il capitano! La compagnia la comando me! Ma sempre lui gli dà il lente al comandante, ai carabinieri! A spiegare ben che sta roba, che sarà cosa... Chi non va niente? Sta muto, ostia! Ma parla italiano, ostia! Preluigi deve andare dal comandante dei carabinieri a spiegare bene queste robe, perché forse lui lo ascolta! Straordinario, soprattutto l'addì di dado dei carnici, stupidi tutti, che è assolutamente una cosa interessante. Poi il discorso, se questo qua è venuto tre volte in trincea, come fa a comandarci di andare in quel posto là? Allora, dicevo, com'è nata questa sua ricerca e questa sua riflessione? È nata perché Massimo Somaglieno mi ha mostrato un libro di Maria Grazia Calderoni, La fucilazione dell'Alpino Ortis, l'ho letto tutto d'un fiato. Sono andato sui posti, ho saputo della vicenda e a quel punto lì ho deciso di scrivere qualcosa. Non riuscivo a capire come potevo farlo, perché dovevo raccontare anche cosa era successo, ma non doveva essere una lezione cattedratica, per cui ho finto che questi due dei quattro fucilati si trovino nella cella da soli. Ovviamente uno è carnico, l'altro è di Maniago, per cui non possono parlarsi in friulano, ma devono parlarsi in italiano, e questo mi consente di fare girare molto di più il lavoro, e si raccontano le cose come sono successe. È chiaro, l'avete visto, c'è una quantità di notizie enorme che passa attraverso il loro dialogo. Non ultima è la dabbenaggine, la stupidità di questo capitano, che però, ricordiamoci bene, gli ufficiali inferiori erano ufficiali della borghesia italiana, per cui non erano gente che aveva fatto la scuola di guerra, era gente che arrivava sul posto con tutti i difetti e i pochi pregi delle persone che si trovavano improvvisamente in posti di comando. Poi la documentazione è stata una cosa capillarissima, ma mi sono rimasti soprattutto in testa i libri di Bruna Bianchi relativi alla follia e alla paura. Questo è l'aspetto della guerra che mi era stato più dentro, cioè il fatto che si è diventati matti e il fatto che la cosa ha determinato una grandissima paura nella gente di andare in trincea, di sapere che il giorno dopo, a quell'ora lì, potevi già essere morto, perché sapevi dal comandante che andavi a fare l'attacco, e l'attacco era, me lo insegnate voi, un'azione in cui il fuoco amico e in cui la percentuale di morti stimati per l'attacco poteva essere almeno del 30% per quello che riguarda le proprie truppe. Allora, dicevo, si fa un gran parlare di memoria e di storia. La storia probabilmente la conosce bene Falcone, i documenti, eccetera, eccetera. La memoria l'ha intercettata anche lei, Tolazzi. Che memoria è? Cioè, è una rivisitazione che soddisfa il mio modo di vedere quelle cose, oppure qualcosa che è ancora vivo e ancora circola nella comunità? Se si va in Carnia è un qualcosa che ancora circola, e circola ancora anche a proposito delle portatrici. Poi non nego che molto probabilmente, visto che io comunque non mi sono mosso dal Friuli per fare questa ricerca, abbia una percezione piuttosto parziale di tutto il problema.
Però comunque c'è testimonianza di questo, e quindi c'è una visione della guerra che non è quella ufficiale, che è tutta un'altra cosa. Franz, ti vedo un po' perplesso. No, assolutamente. Poi quando si parla di queste cose bisogna entrare in punta di piedi, perché si parla di gente che comunque nel bene o nel male, povera gente, ci ha rimesso le piume, e quindi io faccio molta difficoltà. Guarda, posso per un attimo solo uscire dai Fusilades, e so che sto per dire una bestialità, magari il mio amico Falcone si arrabbierà tanto. Io non ho capito perché il Consiglio regionale ha approvato una mozione per chiedere che vengano rimosse le onorificenze dello Stato italiano a Tito. Ah. Io non sopporto la decontestualizzazione che noi pretendiamo di fare su tutto ciò che è avvenuto 40, 50, 100 anni fa, riportandolo al nostro stato di conoscenza etica e al nostro tipo di libertà, esatto, che abbiamo. No? Allora, quei poveri cristi che sono morti a Cercivento, è evidente che se lo giudichiamo oggi col nostro modo di pensare, il nostro modo di vivere le cose, non è che meritano una riabilitazione, probabilmente meriterebbero anche un santuario. Resta il fatto però che in una situazione... Avete fatto i militari voi? Perfetto. Io ho avuto il privilegio di farlo. L'ordine sbagliato prima si esegue e poi si discute. In quel caso poteva essere complicato, potevi morirci in mezzo, no? Ma c'era la legge marziale, se non... valeva per tutti. Infatti, non puoi decontestualizzare quel concetto lì. Farlo oggi è profondamente sbagliato, secondo me, il che non implica la mancanza totale di rispetto, che ci vuole, è necessaria, questi poveri ragazzi, Kamadoska, sono tirato il piede. Posso intromettermi? Devi. La memoria che Tolazzi ha riportato è da ammirare, ma la memoria deve narrare. Poi, dal punto di vista dell'ordinamento giuridico militare amministrativo, in Italia non passerà mai una riabilitazione dal punto di vista degli ordinamenti militari, perché in Italia si è cercato di fare una commissione, e un alto ufficiale che era in quella commissione ha detto che questa cosa qui della riabilitazione è trasversale, non ci sarà mai, perché non si possono andare a ritoccare gli ordinamenti giuridici del passato. La storia li ha già riabilitati, noi storici, anche noi militari, li abbiamo già riabilitati. Quindi è importante però la divulgazione, il concetto di memoria collettiva deve valere sia per gli eroi come gli arditi, no? Noi abbiamo l'ultimo maresciallo d'Italia, Giovanni Messe, che è partito da sergente degli arditi per diventare poi nella Seconda Guerra Mondiale il più alto grado dell'esercito italiano, maresciallo d'Italia. Agli arditi cosa gli andiamo a dire? Scusi, erano volontari, erano presi dai migliori reparti per poi dopo arrivare, e tutti quegli atleti friulani morti selezionati per andare all'arma bianca perché erano quelli più forti, più veloci e fisicamente più prestanti. Allora vanno tutelati sia coloro che sono stati fucilati ingiustamente, lo possiamo dire, ma all'epoca, lo ha detto Franz, tu dovevi obbedire e vonde. Oggi ognuno di noi va e commemora questi morti. Questo è un concetto importante. Sentiamo Carlo, che mi pare un po' perplesso. Allora, per me, se non li riabilitano è meglio, perché mantengono il loro fascino. Questa è la mia opinione. Un'altra cosa da dire è che non è una riabilitazione. No, mi spiego meglio. Meritano probabilmente semplicemente che la loro storia venga raccontata, perché noi oggi con la nostra mentalità ricaviamo un insegnamento. Se io racconto Cercivento non faccio dell'archeologia, il mio lavoro ha senso solamente se può insegnare qualche cosa a chi viene adesso. E quel qualcosa non sarà che la patria non è la patria, ma è mia moglie e mio figlio, ma sarà soprattutto che quando ricevi una correzione sui tuoi ordini devi avere l'elasticità e l'umiltà di riuscire a correggerti.
Ed è una cosa che riguarda anche me e a te nel momento in cui cominciamo a litigare. Adesso, con la sensibilità sì, che c'è adesso. È questo il momento in cui cominciate a litigare? No, la sensibilità però adesso è diversa, lo diceva prima Terà, è diversa la sensibilità di adesso. Sì, ma il teatro deve fare il teatro deve servire a porre dei problemi. Certo. Sì, allora, ma non a decontestualizzare, attenzione. Certo. Non a decontestualizzare. Franz ha detto una cosa grossissima, è passata in cavalleria, ma ha detto una cosa incredibile. Però il fatto del decontestualizzare è formidabile. È fondamentale. È la visione che abbiamo noi delle cose del passato. E come sostenere? E lì è forse l'errore, no? Qualche volta. Ma scusi, fosse il sole perché uccideva i contadini che non pagavano le tasse. Ma il sole era il sole nonostante quello, voglio dire, no? Ma di Nazario Sauro. Solo perché è massone, perché è stato uno degli eroi d'Italia, non se ne può parlare? Nazario Sauro, il cappio con il quale è stato impiccato Nazario Sauro, si trova all'archivio centrale dello Stato in Roma, con l'ultima lettera scritta. Il nipote, come sa, in questo periodo sta facendo il giro d'Italia per far conoscere la storia del nonno, è una storia d'Italia che viene trascurata. Ma Nazario Sauro era consapevole che se fosse stato preso dagli austro-ungarici veniva... Sentiamo... È un'altra memoria, perché non la facciamo conoscere? Divulghiamola nelle diciamo scuole. Che questa memoria dei fusilati ha, come dire, alle spalle una comunità, una presa di coscienza collettiva, che Nazario Sauro l'abbiamo trovato nei libri di storia, l'abbiamo trovato navigando, l'abbiamo trovato... Di qua, cioè, voglio dire, cioè, è un'altra storia. Noi non è che non riteniamo corretto il discorso della decontestualizzazione. Il vero argomento che noi vogliamo porre è di raccontare un'altra storia. Come ha detto prima Don Beniamino, non fu una guerra di popolo, ma sul popolo. Fu la prima guerra a livello moderno in cui venne coinvolto l'intera popolazione in questa arma propagandistica risorgimentale, cosa che non era mai successo prima, perché le guerre prima, la guerra di Custoza, riguardava i mercenari, i soldati, ma non era guerra di popolo. Quello che è successo nel 1915 fu veramente un cambio di rotta, un'affermazione dello statalismo, dello Stato contro l'individuo, che lì coinvolgeva i popoli nella guerra totale. E questo è stato il vero disastro. Quindi vogliamo raccontare un'altra storia, non decontestualizzare, ma raccontare un'altra storia. Non fu una guerra per l'Italia, fu una guerra sul popolo dell'Italia. Bene, sentiamo un altro pezzo di popolo che abitava la Carnia, ed è il portare di Carlo Tolazzi. Portare riguarda veramente un pezzo di popolo, anzi, il popolo per eccellenza, visto che gli uomini erano al fronte, restavano soltanto le donne. E le donne cosa facevano sostanzialmente? Cercavano di non so esattamente proprio tutto quel che facessero, ma insomma cercavano di portare munizioni, viveri, eccetera, eccetera. E anche lì Tolazzi ci ha messo del suo. Sentiamo come è andata sì, lì. Sì, perché le ho considerate, il portare poi è diventato... A proposito di eroi, no? Voglio dire, sì, Nazario Sauro esatto. Va bene, ma... Sì, queste donne qui non sono meritevoli della medaglia d'oro, non sono nemmeno meritevoli del nostro biasimo. Bisogna solamente comprenderle. È solo un'azione umanitaria, comprenderle, perché il portare è diventato con il tempo la gerla di Penelope. Queste donne la mattina portavano su le cose che servivano a distruggere delle comunità e nel pomeriggio tornavano giù e cercavano di ricostruire le comunità. Poi la mattina dopo tornavano su e facevano in modo di distruggere quello che il pomeriggio precedente avevano cercato di ricostruire. Qui credo che fossero i 150 anni dell'Unità d'Italia. Certo. Comunque sono delle cose che abbiamo colto grazie a Video Telecarnia, che ci ha mandato delle immagini. Insomma, comunque sono significative. Vedrete anche un Presidente della Repubblica particolarmente, come dire, benvoluto. Comunque andiamo avanti con le eccole qua, abbiamo vinto. Sì, adesso la percezione che c'è su, dal momento che ci sta succedendo un cambio generazionale, non è più quello delle eroine, cioè, è veramente quello delle donne che sono state obbligate ad andare su perché una lira e 50, una lira e 60 al giorno era questione di vita o di morte in quel momento e che hanno fatto quel lavoro lì, loro malgrado.
O comunque ci sono state, ovviamente non c'è stata una cesura netta fra chi era d'accordo e chi non era d'accordo, però il movimento in generale è stato un qualche cosa di obbligato, un qualche cosa di obbligato dalla fame. Erano soldati a tutti gli effetti perché avevano un numero di matricola e un bracciale con il numero corrispondente a quello del libretto matricolare. Ho capito, e questi sono gli eroi sconosciuti, Falcone, no? Cioè, sì, ma infatti... Beh, perché dietro a questa cosa qua c'è una comunità, cioè Timau credo che su queste Timau, cose... No, guardi che... Così come Cercivento, insomma... Io credo di essere stato, ma non per presunzione, uno dei pochi che ha cercato di collegare il discorso della storia con la S maiuscola, militare se vuole, con le fonti, facendole conoscere ai nostri ragazzi delle scuole. Due anni fa con la... Cioè lei stava contestando, mi pare, fuori onda qualcosina di Floramos a proposito delle scuole? No, beh, che si informi, perché l'Istituto Comprensivo di San Daniele, di Fagagna, di Buia, aderirono a questo progetto. La chiamata alle armi. Su bando regionale, sulla chiamata alle armi, dove erano stati coinvolti proprio con dei laboratori. Il sottoscritto come relatore, ma affiancato da una brava compagnia teatrale, gli Anatema, dove noi leggevamo passi, raccontavamo con le divise dell'epoca cosa succedeva con le portatrici carniche, e io facevo vedere ai ragazzi, per quello si sono appassionati alle loro vicende della Prima Guerra Mondiale, perché portavamo non i documenti famosi e strafamosi di livello nazionale, ma i documenti conservati negli archivi storici dei loro comuni pertinenti, quindi San Daniele, di Fagagna e di Buia. La capisce? Perché ai ragazzi, se noi facciamo vedere e scoprire la loro storia locale, qui concordo, le loro vicende, positive e negative, si appassionano. Quando vedono i cognomi dei loro territori apparire sui documenti, no? I Corradazzi, gli Ortis, i Matiz, sono cognomi, allora si pongono domande, ma quelli sono i miei antenati, capito? Allora sì, la scuola può... Io volevo interromperla, ecco. Perché appunto, se vede il nome Nazario Sauro, dice, ma di Duesel, di Dolegnan, questo era, no? Il parallelo, dicevo che... Dobbiamo divulgare la memoria. C'è una storia che va sotto traccia, che viene a galla grazie ai Tolazzi, grazie a eccetera, eccetera, che è fatta di, si direbbe oggi con uno stile abbastanza banale, gli eroi della porta accanto, sarebbero gli eroi del casolare vicino, certo, oppure certo. Gli eroi della stalla della valle. Guardi, qui ho lo stemma delle società operaie di mutuo soccorso, d'accordo? Questo fu fatto in occasione dei 150 anni della Società Operaia di Mutuo Soccorso e Istruzione di Pordenone, mi fu denata come relatore. Le Società Operaia di Mutuo Soccorso svolse durante la Prima Guerra Mondiale, insieme ai comitati delle Dame di Carità, della Croce Rossa, eccetera, un'opera fondamentale di logistica e di soccorso alle famiglie di coloro che erano andati in guerra. Chi ha parlato di questo? Capisce? La grande guerra capisce? È vastissima. E le società operaie di mutuo soccorso non erano mica di filone nazionalistico, tanto per intenderci. No, ma non ci siamo Battisti. Cioè, ci arriviamo tra un attimo, prego. Operaie di mutuo soccorso. Allora, riconoscendo assolutamente la grande levatura civica, oltre che artistica, di quello che ha fatto Tolazzi. Un po' di paura. No. Io vorrei che ci comprendessimo. Time odana o sedona ferente. Ci comprendessimo su un punto. Ora sarò molto crudo, chiedo scusa. La guerra odora di feci, di sangue e di polvere da sparo. E questa non è l'immagine che una nazione può dare degli atti cosiddetti di eroismo, no? Non è raccontabile. Non la puoi vendere ai bambini, alle elementari. Allora subentrano le figure epiche, mitiche. E non so se questa cosa sia etica, ma funziona così ed è giusto che sia così. Perché sull'odore di feci, di sangue, di polvere da sparo, si costruiscono le nazioni. O meglio, per nostra sfortuna, si sono costruite fino a oggi. E speriamo che da questo momento in poi non si costruiscano più così le comunità nuove, le comunità sovranazionali, ma non è che puoi sempre raccontare odore di feci, di sangue, di polvere da sparo, no?
Dipende da che nazione si vuole che cresca. No, ogni nazione ha vissuto i drammi di cui stiamo parlando adesso, no? Almeno nella vecchia Europa. Poi se andiamo oltreoceano li hanno vissuti in maniera comunque drammatica, un pochino più sportiva, ma insomma ce la sono fatta anche loro. Quindi bisogna capirsi, l'epica della guerra è un concetto che è contraddittorio in sé, però esiste, no? No. Sentiamo invece, volevo ancora da Tolazzi, se esiste ancora e qual è la percezione da prime guerre mondiali, dove lei va, dove si muove, dove ricerca, dove parla, dove scopre, eccetera, eccetera. Sì, ma è una percezione fatta di stereotipi. Probabilmente è una conoscenza piuttosto superficiale dei fatti e poi tutto quello che diventa sensazionale prende piede, mentre invece molte altre cose vengono in qualche maniera taciute, non volontariamente, ma semplicemente perché non fanno più molto, molto effetto. Ho capito, ha mai pensato di fare una piece, qualcosa del genere, sui monumenti? Perché sono delle cose sui monumenti. Sarebbe interessante. Perché sono delle cose veramente abbandonate sistematicamente una volta all'anno, se va bene. Lancio una provocazione: è decontestualizzare, togliere la targhetta Piazzale Cadorna e sostituirla con Piazza dell'Unità d'Italia? Molto interessante. È stato decontestualizzare, togliere Piazza Vittorio Emanuele II e chiamarla Piazza Libertà. No, ma chiedo, è stato fatto e a quel punto io ne traggo lo spunto per cominciare il lavoro su Caporetto, no? Che Cadorna fosse un tanghero, è storicamente dimostrato. Sì, ma ad esempio a Udine c'è una via intitolata... Possiamo bruciare la statua del generale lì, come ha fatto quell'altro tanghero di Trump. Ah, là, sì, negli Stati Uniti. Revisione. Io sono contrario a cambiare il nome delle vie, perché anche la stratificazione negli anni e nei decenni della toponomastica è fondamentale per capire le correnti storiografiche e culturali dell'epoca. L'intitolazione di una piazza, di una via, di un istituto sono la fotografia della mentalità e del livello culturale di quel dato periodo storico. Quindi va bene tutto. Sono contrario a cambiare i nomi alle città, ai piazzi, alle piazzali. Io sono contrario. Non è che vada bene tutto, no, però vabbè, incidentalmente a Berlino Kuki, oggi l'ambasciata giapponese corrente. Si trova in via Hiroshima, sì, ma che Kuki sembra una presa in giro, no? No, Tolazzi, però la provocazione la fa, però c'è anche una risposta. Si cambia via Cadorna oppure no? Anzi, non si cambia perché è una rappresentazione che lei ha messo... No, secondo me non ha molta importanza. L'importante è quando si portano lì i ragazzini delle scuole medie, spiegare tutto. Chi era Cadorna, cosa ha fatto e cosa non ha fatto. Sicuramente è un personaggio famoso, perché a un certo punto è stato l'esercito italiano, forse proprio con la E maiuscola. Prego? Forse famigerato. Ah sì, senz'altro. Da quelli che chiamavano firmato i propri figli perché c'era Diaz in mezzo, vabbè, quello è un altro discorso. Abbiamo ancora pochissimi minuti e voglio entrare più riuniti su una questione molto importante che abbiamo soltanto toccato di striscio, ed è questa cosa. Allora, cadono gli imperi con la prima guerra mondiale, nazionalismi in tutta Europa, eccetera, eccetera. Adesso abbiamo altri totem che vacillano, non cadono, vacillano, l'euro, l'Unione Europea, queste cose, e sorgono nuovi nazionalismi. È possibile fare questo ardito parallelismo oppure sono soltanto fantasie giornalistiche e un po' di creatività? Comincia Daniele. No, io non credo che siano fantasie giornalistiche, forse c'è un po' di creatività, ma non sono fantasie. Ripeto, se le entità sovranazionali, un po' come la società delle nazioni, ti ricordi? Qualche settimana fa. Erano giovani, ma mi ricordo. E cominciano a mettere sotto scacco con dei dogma laici che sono i peggiori, perché i dogma religiosi coinvolgono esclusivamente i credenti, i dogmi laici riguardano tutti. E sulla base di alcune norme stabiliscono che questo si può fare e questo non si può fare, perché non si può fare, perché no. Beh, è evidente che qualcuno va a cercare il superamento del dogma, no? Benissimo, il principio benissimo. Dell'intelligenza. Dobbiamo veramente andare veloci. Salvini che dice, vabbè, ci bocciano il documento economico, adesso vado sulla politica. No, attento, Salvini dice non hanno bocciato un governo, hanno bocciato un popolo. Ed è qualcosa che rimanda a qualcos'altro. Filenato.
Perché siamo sempre nella stessa ottica. Io mi immaginavo uno Stato europeo che fosse una grande Svizzera, una confederazione di tanti popoli diversi, di tante regioni diverse, di tanti popoli diversi, invece si è trasformato in un grande Stato nazionale che adesso ovviamente non riesce più a tenere le questioni a bada. No, temo che lo Stato nazionale non sia stato proprio creato per niente, è stata una moneta. Un grande Stato nazionale, dove si vuole uniformare tutto, l'ultima uniformità dovrebbe essere anche quella fiscale addirittura, e ovviamente questo crolla di fronte alle diverse realtà, le tantissime realtà dell'Europa, e quindi è chiaro che dopo tutto questo scombussolamento fa riemergere altri tipi di sovranità. Ne parliamo sabato a Fogliano Re di Puglia, agriturismo La Giarine, con appunto Benedetto Di Martino, Tiziano Lanza. No, viene Flavio Contin, perché vabbè, tra retorica e plagio sugli alpini, poi la vita socio-economica, vabbè, insomma, un'altra storia. Storia, noi vogliamo raccontare un'altra storia. Ci sono questi, Floramo dice, c'è una brutta aria che tira. Sì, c'è una brutta aria. Quello che ha detto Salvini, di cui lei parlava adesso, secondo me è come il menefrego del buon Benito. Ragazzi, scherziamo. No, non scherziamo. Si legga Anna Arendt. Ah no, ero serio. Sì. Ero serio. Falcone, chiude lei velocissimamente, perché poi le faccio vedere un'Europa molto interessante che forse piace un po' a tutti. Semplicemente dico che gli estremismi portano sempre rovina. E porto un esempio di cosa sta accadendo dall'inizio dell'anno scolastico in Austria. Gran parte dei testi delle scuole d'obbligo austriaci riportano la guerra del risorgimento fatta da noi italiani contro l'impero austro-ungarico come guerra di imperialismo fatto da parte nostra. Ecco. Allora, ecco. Invece era la quarta guerra d'indipendenza. Ecco. Ecco. Allora dobbiamo un attimino ragionare. Un sano nazionalismo patriottico non fa male, l'importante è non andare a travalicare quelli che sono il buon senso. Vabbè. Perché il senso di patria, glielo ricordo, nella Costituzione italiana c'è la P di patria, con la P maiuscola, senza se e senza ma e senza distinzioni di colore Benissimo. Politico. Benissimo, vi faccio vedere, c'è l'inno di Mameli ovviamente, no? Ecco. Alzare i piedi. No, non ci alziamo in piedi, ce lo godiamo perché è un inno di Mameli molto importante, molto particolare, certo. È molto particolare, che credo piaccia a tutti e ci dice anche qualcosa di più di quello che abbiamo detto questa sera. Grazie Franz, grazie Filinato, grazie Falcone. Grazie a voi. Tolazzi, no, l'ultima cosa, domenica, sabato, su Incarnia? Sabato? Domenica sera. Domenica, dove? A Preone alle 14. A fare cosa? A fare un lavoro sulla Valle di Preone, sulla storia di un partigiano ucraino sepolto a Preone. Ore? 14. Benissimo. Grazie. Allora, saluto tutti. Ci vediamo questo tipo di Europa, che forse è più interessante. And the national anthem of Italy.